Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dallo campo sportivo opposto di Prato la Serra, 21esima giornata del campionato nazionale Under 16 riservato alle società di Serie A e di Serie B, si affrontano i padroni di casa che l'Avellino, gli ospiti del Bari. Il Pini in completa tenuta verde, bianco-rosso per il Bari. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo come sempre dalla squadra che ospita il Bari, che schiera pone tra i pali numero 1, numero 2 Gargaro, 3 Cimmino, 4 Sagna, 5 Pastina, 6 Corcione, 7 Paudice, 8 Farinelli, 9 Coiro, 10 Strianese, 11 Garofalo. A disposizione Pizzella, Noviello, Caputo, Tortora, Calise, Caso, Sabatino, Ferrara e la Monica. Allenatore signor Dario Rocco. Il Bari risponde con Sciacovelli, numero 1, Alba, numero 2, 3 Greco, 4 Maselli, 5 Zinfollino, 6 Gagliardi, 7 Pierno, 8 Zonno, 9 Paparella, 10 Nannola, 11 Caruso. A disposizione Cafagna, Neviera, La Raspata, Morena, Raia, Angelini, Pinto e Ferrante. Allenatore signor Giuseppe Giusto. Arbitra il signor Tolve, appartenente alla sezione di Salerno, assistito dai signori Granato di Nola e Maione di Nola. Tutto pronto per l'inizio di questa partita. Il calcio d'inizio sarà dato dal Bari. L'Avellino nel corso di questi primi 40 minuti attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Dunque sarà il Bari a dare il via alle ostilità. Partiti in questo momento, diamo il là anche al nostro cronometro. La nuova la formazione pugliese con Alba. Intercetta il capitano avellinese Farinelli. Coiro, all'indietro ancora per Farinelli, che aveva provato il lancio per Strianese. Ha intercettato di testa Alba, ma ancora l'Avellino ad insistere. Lo scatto sulla sinistra di Strianese, la palla che termina sul fondo. Bisogna cambiare già il pallone dopo nemmeno 20 secondi di gioco, fatto curioso. Ci sarà rimessa per il Bari e anche quel pallone è fuori uso. Speriamo che questo sia quello, sia idoneo a poter calciare. Rilancio di Sciacovelli, allontana il pallone capitan Maselli, ora il Bari, lo scattovano di Zonno, messa laterale per l'Avellino. Il match è iniziato da 1 minuto e 17 secondi, un fatto singolare, curioso, abbiamo dovuto cambiare 3 palloni per avere quello giusto. Quello omologato per calciare, Coiro, insiste, Coiro! La palla che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde sul fondo. Iniziativa dell'Avellino con Coiro, che da posizione defilata non è riuscito a centrare il bersaglio, sfortunato l'attaccante dell'Avellino. Messa dal fondo per il Bari, Sciacovelli si appresta al rilancio. Sono tutti nati nell'anno 2001. La rimessa con le mani. Si lotta. Strianese perde il duello. C'è Farinelli. Paudice lascia scorrere per Gargaro. Il lancio del numero 2 bianco-verde. Troppo sul portiere. Nessun problema per Sciacovelli. Rilancio per l'estremo difensore barese, di testa va a colpire Sagna, altro numero 4 Maselli, il capitano del Bari, Nannola, lancio in avanti di Greco, rincorre il pallone Corcione, lo perde, Strianese, lotta Strianese, gli passa davanti Alba. Lo scambio avvicinato con Zinfollino, ancora Zinfollino che si allunga il pallone. Intervento giudicato falloso di Corcione. Calcio di punizione per
L'Avellino. Per il Bari, chiedo scusa. Ecco la battuta del piazzato. Paudice. Avellino ancora in possesso palla con Cimmino. Ancora la formazione bianco-verde, non passa però. Prova di partire il Bari. Farinelli per l'Avellino. La serie di batti e ribatti. Pierno. Sbaglia Pierno. Cimmino. Ultimo tocco del bianco-verde, rimessa laterale per i pugliesi. Quasi 4 minuti dall'inizio del match. 0-0 tra Avellino e Bari. Cimmino lotta con il numero 9 Paparella. Pallone in area, va giù Caruso, non interviene il direttore di gara, si riparte, non ha nemmeno protestato Caruso. Zinfollino, non c'erano gli estremi per la concessione del penalty. Riparte intanto il Bari, pallone filtra, Maselli sbaglia, la serie dei rigori si da una parte che dall'altra. Ora Paudice non riesce a lanciare il compagno, ma c'è Coiro per l'Avellino. Colto in controtempo Paudice. Ancora attenta la difesa biancoverde. Gargaro, il tocco di Paudice che non riceve assistenza. Sul pallone perviene Greco del Bari. Palla allontanata, l'uscita fuori dall'area di Sciacovelli, l'appoggio corto per Gagliardi. Lancio di sinistro di Gagliardi, la spizzata di testa del numero 11 Caruso a beneficio di Zonno che vuole crossare. E attento Gargaro a far suo il pallone. Il Bari insiste con Greco. Caruso, ancora Caruso. La verticalizzazione senza costrutto, il rilancio dell'Avellino con il portiere Pone. Ora Strianese, Corcione, Coiro non riesce ad arrivare sul pallone dopo che l'aveva mancato pure Zinfollino. Sfera che è terminata tra i guantoni di Sciacovelli. Farinelli di testa, Cimmino sulla sinistra, servito involontariamente in Annola. Ancora il numero 10 del Bari, prova ad allargarsi sulla sinistra a Zonno, ma è attento ancora a Gargaro per l'ennesima volta. Coiro si arrabbia con i suoi compagni. Una maggiore assistenza. Zonno. Pallone filtra, alla fine Pone raccoglie la sfera. Si appresta ad allontanare il pallone. Estremo difensore biancoverde che sceglie la soluzione Cimmino. All'indietro per Pastina. Ancora Pastina. Lo scambio con Cimmino. Nannola per il Bari. Zonno. Il fraseggio barese. Greco. Pallone non passa. Sempre attento Gargaro. Ora Paudice. Salta con grande abilità il numero 8 Zonno. Paudice si infiamma il pubblico avellinese. Coiro, lo scambio con Paudice, il cross a mezz'altezza dal fondo, si rifugia in corner Zinfollino. Calcio d'angolo per l'Avellino, il primo in assoluto di questa partita. Problemi per Gargaro che sbuffa, si è toccato l'inguine, il numero 2 biancoverde che è sulle ginocchia, anche se non lo vedete inquadrato. La battuta del corner, la conclusione acrobatica di Garofalo, presa facile da parte di Sciacovelli, colpo di testa di Caruso, rincorre il pallone Nannola, evitando il fallo laterale, ancora Nannola che rientra. Il sinistro del Barese, conclusione ciabattata, la presa di Ipone, gli applausi del pubblico presente qui a Prato la Serra. Gargaro ora, Paudice, si allunga il pallone, Greco erga il passaggio, c'è Corcione per l'Avellino, ecco Garofalo,
Cimino, proprio nei pressi della panchina biancoverde. Il pallone non filtra, il Bari si chiude in maniera efficace, ma c'è comunque rimessa laterale per l'Avellino. Cimino, la battuta della rimessa con le mani. Farinelli, Cimino, pallone filtra, ma è preda dei baresi, il fraseggio corto, Maselli, Nannola, sbaglia Nannola, Paudice prova ad approfittarne e lancia in profondità Coiro, a diagonale Belletta però da Greco, in invio di destro di Sciacovelli, dalla distanza Farinelli, Sciacovelli, colpo di reni, perfetto dell'estremo difensore del Bari. Tutto ciò al nono del primo tempo, la conclusione dalla distanza di Farinelli, la grande risposta di Sciacovelli che con un colpo di reni alza il pallone oltre la trasversale. Calcio d'angolo per l'Avellino, il secondo di questa partita. La battuta di Garofalo, il cross di Pastina, colpisce Stagna, stacca più in alto di tutti. Conclusione però che non trova la porta. Altra potenziale chance per la squadra di casa. 0-0 ancora tra Avellino e Bari. Sciacovelli, Greco, Zonno. Prova l'aggiramento Caruso, subisce fallo. Intervento scorretto di Sagna. Calcio di punizione per il Bari che può allentare la morsa biancoverde. Punizione battuta dal numero 3 biancorosso Greco. La battuta di Greco. Palla allontanata. Coiro difende il pallone. Ancora Coiro, non riesce a servire Paudice, intervento in chiusura di Farinelli, rimessa con le mani ad appannaggio dei baresi. Ecco Greco, colpisce di testa Zonno, ancora Zonno, il destro di Gargaro a sbarrare la strada. C'è comunque rimessa con le mani in favore del Bari che guadagna qualche metro, che resta in zona d'attacco. Nannola, non passa Nannola, il ruba il pallone Paudice, lotta Coiro, si allunga il pallone, il fallo di Nannola che ha colpito il pallone con le mani, evidente la scorrettezza del numero 10 biancorosso. Calcio di punizione per l'Avellino. Gargaro, Sagna all'indietro per Pone, palla di ritorno per Sagna, ancora lo scambio con il suo portiere, lancia in avanti Sagna. Ha colpito Cimino, ma la sfera è ancora preda dei baresi. Capitan Maselli, la verticalizzazione con Caruso. Ancora Capitan Maselli, siamo sulla tre quarti, il pallone filtra. Maselli si chiude in maniera efficace la linea difensiva dell'Avellino. Mancato l'ultimo decisivo passaggio, la squadra barese nella sua azione d'attacco, nella sua offensiva. Messa con le mani in favore dei campani che devono vendicare la sconfitta partita sempre qui a Prato La Serra dai pari età. Calcio di rigore per l'Avellino per l'atteggiamento di Gagliardi su Coiro. È il dodicesimo del primo tempo, calcio di rigore per l'Avellino. Le proteste non troppo veementi dei baresi, dicevamo Avellino Under 16 che deve vendicare la sconfitta subita all'Under 15 sempre contro il Bari qui a Prato La Serra. I pugliesi di Detrizio hanno vinto per 1-0, vedremo ora se l'Avellino Under 16 riuscirà a bilanciare il conto delle vittorie. Intanto c'è calcio di rigore per la formazione di casa, c'è Garofalo sul dischetto, tredicesimo. Parte Garofalo, sbaglia Garofalo, Avellino ha fallito un calcio di rigore,
Garofalo ha calciato al lato con il destro, mai nei capelli, per il numero 11 bianco-verde. Non si sbloccano, 0-0. Lo spiro di sollievo per il Bari. Il calcio di rigore è stato concesso per l'atterramento di Gagliardi ai danni di Coilo. Ora il Bari con il numero 11 Caruso. Non si lascia sorprendere Sagna. Il tocco di Alba, rimessa laterale in favore dei campani. Un match che sicuramente non sta annoiando qui in tribuna. Tre occasioni nitide per l'Avellino, più il calcio di rigore fallito sempre dai campani da Garofalo. 0-0 qui a Prato La Serra. Sagna colpisce di testa, serve volontariamente l'avversario. Occhio a Caruso, libera Gargaro. Ancora Caruso, non ha lo spazio per crossare. Alla fine Cimmino con lo stinco spedisce il pallone in fallo laterale. Rimessa con le mani in favore dei baresi, palla in aria. La spinta è di Caruso, a detta del direttore di gara, calcio di punizione per l'Avellino. In avanti Paudice, palla irraggiungibile per Strianese, la controlla Alba, all'indietro per Sciacovelli, un po' in difficoltà Sciacovelli, non era perfetto quel retropassaggio. Sagna per il Bari, svetta Alba, ora Pierno, Farinelli, intercetta Maselli, Nannola, Farinelli con autorità ruba il pallone, si allunga, viene servito involontariamente Garofalo dal numero 3 Greco. Ancora Garofalo chiamato a riscattare l'errore dal dischetto, va giù Garofalo, lascia correre il direttore di gara. Pierno, fermato Pierno in maniera regolare, può ripartire l'Avellino. Ecco Paudice che è in posizione regolare, ancora Paudice, quasi accerchiato il numero 7 bianco-verde, è sfortunato nel tentativo di far carambolare il pallone sullo stinco dell'avversario. Il suo colpo di tacco ha spinto la sfera sul suo piede sinistro e la palla si è persa sul fondo. Nessun dubbio sulla concessione della rimessa al Bari. Salta Coiro, Strianese, lo scatto di Coiro. Palla irraggiungibile per l'attaccante dell'Avellino, sempre generoso. Zinfollino, Garofalo, il Bari torna in possesso palla. Il gioco di gambe dei baresi, Avellino che riparte ancora con Paudice che non si avvede dell'arrivo di Greco che si allunga il pallone a sua volta. Gargaro, Coiro, la gioca con i guanti, Nannola, Zonno, si guarda attorno Zonno, scambio con Caruso. Bari guadagna un'altra rimessa con le mani, la chiusura di Gargaro sull'avversario, e Bari che resta in zona d'attacco. Provato la rovesciata Caruso e porta a casa un calcio d'angolo, il primo per il Bari. Siamo al 17° del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Bari. Ricordiamo che al 13° Garofalo ha fallito un calcio di rigore, il destro del numero 11 bianco-verde ha spedito il pallone al lato. Occhio che Sciacovelli è fuori dai pali, avanza l'Avellino proprio con Garofalo che ha calciato al lato dal dischetto. Sciacovelli in presa bassa, fallo ai suoi danni, calcio di punizione per il Bari.
Punizione battuta con palla in movimento, bisogna che ripetere il tutto. Buon per l'Avellino che può far rientrare i due calciatori che erano rimasti fuori causa sul tentativo di ripartenza del Bari. Farinelli, ma c'è fallo su Caruso. Calcio di punizione per i Bari, 18esimo. Zonno, ci porta la distanza Zonno, il sinistro forte ma centrale. Blocca Pone che va al rinvio. Sono trascorsi 18 minuti, quasi non ce ne siamo accorti. Corcione, ancora l'Avellino con Garofalo. Uscita di Pone, protetto dal compagno, è libero sulla destra Gargara e riceve, avanza Gargaro. Lo scatto di Stranese che è in offside, comunque su quel pallone non ci sarebbe mai arrivato. Sciacovelli era in vantaggio. Si riparte da Pone. Pastina, Garofalo, ancora Garofalo, l'anticipo di Maselli su Stranese, perde palla Pastina, la recupera per Avellino Corcione a cercare lo scatto di Coiro, irraggiungibile. Gagliardi, Greco, perde palla il Bari, non ne approfitta l'Avellino. L'intervento di Zinfollino. Greco anticipa Paudice che gli ruba il pallone, non si arrende, ha giù Paudice, lascia correre il direttore di gara. C'è segnalazione su Caruso, fallo sul numero 11 del Bari. La scorrettezza commessa da Farinelli, piazzato per i baresi. Si rialza zoppicante Paudice, calcio di punizione dunque per il Bari. È pronto a battere il numero 4 Maselli, il capitano della formazione allenata da Giuseppe Giusto. Ventesimo, siamo a metà primo tempo, 0-0 tra Avellino e Bari. Le occasioni tutte di targa campana. Palla allontanata, Greco, lo spiovente, Coiro, lotta, Zinfollino interviene, ancora Zinfollino, erra nel passaggio in profondità verso Alba, forte ed impreciso, il passaggio del numero 5 Barese all'indirizzo del compagno. Ancora Avellino, rischia Farinelli, allontana il numero 4 Sagna, palla buttata direttamente in faro laterale. 21esimo, risultato inchiodato sullo 0-0, colpisce di testa Pierno, va giù un Barese, Coiro si vede il pallone passare davanti, non può intervenire, c'è Gagliardi, Cimino colpisce di testa all'indietro, alla fine c'è rimessa laterale per il Bari. Il numero 7 Pierno lascia l'incombenza della battuta ad Alba, si avvicina a Nannola, palla in aria, allontana Corcione di sinistro, palla in faro laterale. Avellino ora sulla difensiva, crossa ancora in aria, allontana con un po' di superficialità Pastina, non ha colpito il pallone in maniera ottimale il numero 5, insiste intanto il Bari. Zonno, appoggio per il numero 3 Greco, Maselli, Sagna intercetta e rilancia per Coiro, scavalcato dal pallone, la sicurezza, la baldanza con cui Gagliardi avanza,
si allarga Pierno, il pallone è uscito, il gioco è stato interrotto, messa dal fondo, Pierno si è allargato per crearsi uno spazio per crossare, ha esitato fatalmente per qualche secondo, il pallone ha varcato la riga di fondo. Palleggio di Coiro, Garofalo, Farinelli, Sagna, Zonno, si lotta nello stretto, nel traffico Corcione, Strianese commette fallo, calcio di punizione per il Bari. Batterà Zinfollino. Ancora dolorante Strianese, palla al centro dell'area, la respinta di Pastina. Farinelli senza fronzoli, la rimette nella metà campo barese. Intervento di Gagliardi su Coiro giudicato regolare. Rimane a terra l'attaccante dell'Avellino. Si continua a giocare. Nannola. Caruso. Colto in controtempo Zonno. Anche se Zonno con una certa sportività evidentemente ha lasciato scorrere il pallone per consentire al direttore di gara di arrestare il gioco. Viene aiutato Coiro a rialzarsi. Gesto di fair play con il suo marcatore. Palla che sarà restituita ai baresi. Sciacovelli, Zinfollini. Alba, ultimo tocco è di Garofalo, rimessa laterale in favore del Bari. Altra rimessa laterale per i biancorossi, Alba la butta in avanti, palla respinta, Nannola, Zonno, ancora Nannola. Una serie di rimpalli nello stretto, alla fine c'è rimessa laterale per l'Avellino. 26esimo, 4 minuti allo scoccare della mezz'ora, sempre 0-0 qui tra Avellino e Bari. Match valido per la 21esima giornata del campionato nazionale Under 16, riservato alle società di Serie A e di Serie B. Anche se sull'economia del match pesa l'errore dal dischetto dell'avellinese Garofalo al minuto numero 13. E per gli amanti della Cabala, questo non è un numero qualsiasi. Il numero 11 biancoverde ha calciato al lato il tiro dagli 11 metri. Spazza via Pastina. Cimino intercetta. Farinelli. Palla nel cerchio di centrocampo, tenta il controllo Maselli, quanta confusione, una serie di batti e ribatti, il lancio di Alba non riesce ad aprire, sbaglia l'Avellino, prova ad approfittarne il Bari con Caruso, lancata regolare sotto gli occhi del direttore di gara, contrasti energici, nessuno riesce, ci si annulla la vicenda in questo modo. Intervento in scivolata di Sagna, alla fine c'è corner per il Bari. Viene a crearsi una sorta di macchia sul rettangolo di gioco dove nessuna squadra riesce ad avanzare. Tantissimi rimpalli sia da una parte che dall'altra. La battuta del corner, palla che si perde sull'altro versante in fallo laterale, aveva accennato allo stacco Paparella. Ancora Bari,
Nannola, Zonno. E buona la posizione di Caruso che calcia al lato. Il numero 11 del Bari ha eluso l'offside, però con il destro non è riuscito a coordinarsi a dovere, ha colpito in precario equilibrio. C'è stata però una deviazione da parte di un difensore dell'Avellino. Scuola Campana ora si salva, prima chance per il Bari al 28esimo del primo tempo. Battuta del corner, ha colpito a fronte alta un calciatore barese. Trattasi di lo stesso Caruso che ha potuto solamente allontanare il pallone. Alba all'indietro per Sciacovelli. Colpisce di testa Greco. Ora Zonno. Sagna per l'Avellino. Otta Caruso. Lo scatto di Pierno, affrontato da Cimmino. Ancora Pierno. Riesce a servire Alba. Siamo ai limiti dell'area. Nannola si libera di passing e di Corcione. Ora Alba, si fa vedere Nannola, ignorato, Alba ancora, rimessa laterale per il Bari, che sta crescendo, sta guadagnando campo. Si continua a giocare, va giù un barese, il direttore di gara non interviene, si distende l'Avellino con Strianese, ha capito tutto Zonno. Paudice già pregustava la sfera. Fallo di Paudice su Caruso. Richiamo verbale per il numero 7 biancoverde. Calcio di punizione per il Bari. È il 30esimo. 10 minuti all'intervallo. È in fuorigioco Pierno. Sul calcio di punizione battuto dalla sinistra. È scattata alla perfezione la trappola del fuorigioco. Calcio di punizione per gli Irpini. La battuta di Pone. Garofalo. Controllo irregolare del pallone da parte di Garofalo. Calcio di punizione per il Bari. Ennesima interruzione. Zinfollino al rilancio, ancora Bari, perde il pallone Pierno, contrasto tra Alba e Garofalo, la rimessa laterale è biancorossa, lo stesso Alba ad andare con le mani, il colpo di tacco di Paparella. Ora l'Avellino, Sagna, Corcione, perde palla Corcione, Nannola fermato regolarmente, ecco l'Avellino. Strianese, Farinelli perde il contrasto, la posizione regolare di Paparella che però non evita la rimessa dal fondo in favore della squadra avversaria. Il campo è finito per Paparella. 31esimo. Sempre 0-0. Pone al rinvio, si gioca il pallone Strianese, ancora Strianese, intervento a gamba tesa del numero 10 biancoverde. Calcio di punizione per il Bari che riparte ora dal versante sinistro con Greco, si chiude la triangolazione, eccellente intervento difensivo di Sagna. Gagliardi non è da meno, ancora Gagliardi che dialoga con i compagni. Maselli, Alba, duetta o perlomeno ci prova a duettare con Paparella. L'Avellino non consente il dialogo tra i due, ma c'è comunque rimessa laterale per il Bari che da qualche minuto tiene stabilmente
L'Avellino lontana dalla sua metà campo. Ora stenta la formazione di Dario Rocco a rendersi pericolosa, a creare potenziali occasioni da rete. Corcione. Vediamo se accade ora. Strianese si allunga il pallone, ha provato a lanciare se stesso. Il numero 10, ha capito tutto Zinfollino, che glielo ha impedito. Scivola nel rilancio Sciacovelli. Maselli. Pierno. Sguscia via Alba con un guizzo a Farinelli. Ora gioca bene il Bari. Pierno, ci prova Pierno, il sinistro ribattuto. Prova a ripartire l'Avellino in contropiede. Lancio per Coiro, il controllo di destro. Errato. Rinviene su di lui Greco, che serve comodamente il suo portiere. Al rinvio Sciacovelli. Caruso. Ancora Caruso. Va giù. Calcio di punizione per il Bari. Ecco Greco sulla sinistra, alza la testa, la cross di Greco, l'uscita di Pone, disturbato Pone, purtroppo precipitoso nel rilancio, ma il direttore di gara si reca nei suoi pressi per dirgli qualcosa. Rimessa laterale per il Bari. 34esimo. Una manciata di minuti al termine di questa prima frazione di gioco che nel primo quarto d'ora ci ha riservato le emozioni migliori. Va giù Garofalo, calcio di punizione ora per l'Avellino che si riaffaccia dalle parti di Sciacovelli. Piazzato per il team di casa, dovrebbe battere Pastina. Sistema il pallone numero 5. A cercare lo scatto di Garofalo, che deve stare attento a non terminare in fuorigioco. Forse Pastina opterà per il traversone in aria. Con la battuta di Pastine, anticipato Sagna dall'elevazione di Zinfollino in piena area di rigore. Sarà ammonito Corcione. Primo giallo del match. Il primo ammonito è Corcione. Il duello aereo in area di rigore tra Sagna e Zinfollino è stato vinto dal Barese. Entrambi sono un po' i corazzieri di questa partita. Paudice si allunga il pallone favorendo l'intervento del Barese Gagliardi. Ancora Gagliardi. Messa laterale per l'Avellino. Ora respira il Bari dopo qualche minuto di buona intensità di gioco. Paudice, uscita di Pone. Portiere biancoverde invita i suoi ad avanzare. Il destro di Ipone. La sfera raccolta da Masai nel cerchio di centrocampo. La corsa di Cimmino, che non riesce ad evitare la rimessa laterale in favore dei baresi. Alba con le mani. Il colpo di tacco di Nannola. Il preziosismo del numero 10 biancorosso. Coiro non controlla il pallone, ci riprova il Bari, addirittura passaggio di spalla di Zono al compagno, l'apertura di Greco, riesce a crossare Alba quando il pallone ha già varcato la diga bianca. Ci sarà rimessa dal fondo per l'Avellino. 37,
180 secondi al 40esimo. Svetta ancora Zinfullino, Corcione, Garofalo, Stianese, irrompe efficacemente Paparella, riparte il Bari, lo scatto di Paparella, è in vantaggio Pastina, c'è fallo sul centrale biancoverde, calcio di punizione per l'Avellino. L'astuzia di Pastina nel difendere il pallone, nel guadagnare il massimo, sia un calcio di punizione sull'attacco portato da Paparella. Batterà Pone, che ha lasciato la porta incustodita. Coiro erra, allontana Gargaro, lotta ancora Coiro, di tacco prova a servire Stranese. Alba che sbaglia, rimedia Zinfollino, Coiro sul pallone, altro colpo di tacco, Garofalo, intervento in scivolata di Alba che avanza, porta palla, si allunga il pallone, alla fine l'altro numero 2 Gargaro a mettere d'accordo tutti, ancora Gargaro che si allarga, rimasto a terra un calciatore barese, dovrebbe trattarsi di Alba, gesto di sportività anche da parte degli averinesi. Si rialza Alba, le scuse di Farinelli, la rimessa laterale sarà del Bari ma la palla sarà restituita agli avversari. Da Greco, Caruso la rimette in foro laterale ma c'è il duplice fischio del signor Tolve che manda i contendenti negli spogliatoi. Si chiude il primo tempo, Avellino e Bari 0-0. A risentirci per il commento dei secondi 40 minuti. Amici sportivi alla visione, immagini ancora dall'impianto sportivo posto di Pietro Lasera, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Bari, valevole per la 21esima giornata del campionato nazionale Under 16 riservato alle società di Serie A e di Serie B. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 anche se al 13esimo minuto l'avellinese Garofalo ha fallito un calcio di rigore concesso per l'atterramento di Gagliardi ai danni di Coiro. Vi rileggiamo le distinte anche se tra le fila avellinesi e baresi ci sono stati degli avvicendamenti. Allora l'Avellino pone tra i pali numero 1, numero 2 Gargaro, 3 Cimmino, 4 Sagna, 5 Pastina, 6 Corcione, 7 Paudice, 8 Farinelli, 9 Coico, 10 Stranese, 11 Garofalo. A disposizione Pizzella, Noviello, Caputo, Tortora è in campo, maglia numero 15, poi Calise, Caso, Sabatino, Ferraro e La Monica. Allenatore Dario Rocco. Il Bari risponde con Sciacovelli, numero 1, Alba, Greco, Maselli, Zinfollino, Gagliardi, Pierno, Zonno, Paparella, Nannola e Caruso. Ci sono stati due cambi tra le fila del Bari, seguiamo questa incursione dei pugliesi, Zinfollino, Maselli, è entrato in campo numero 18 Pinto, Pierno entra in aria, direttore di gara non interviene, Cimino si allunga il pallone, Coiro, dovrebbe essere uscito Nannola per il Bari, almeno uno dei due sostituiti. Ora Stranese, fuori Farinelli per l'Avellino, è diventato capitano Stranese, rimessa laterale ora per i campani.
il controllo di Pinto, maglia numero 18. Va giù Caruso. Anche in questa circostanza il direttore di gara lascia correre. Fuori anche Paparella per il Bari. Mister Giusto ha sostituito due terzi del fronte d'attacco. Dirige il match il signor Tolve, appartenente alla sezione di Salerno, coadiuvato da Granato Di Nola. E Maione Di Nola, il gol intanto del Bari. Dovrebbe aver segnato Caruso. La palla vagante in aria, il colpo di testa di Caruso, se non andiamo errati, e il Bari sblocca il risultato. Sì, è lui, si è catapultato su quel pallone Caruso, che ha beffato la retroguardia bianco-verde. Ammonito Caruso al terzo della ripresa. Il Bari trova il gol dell'1-0. Fatale distrazione dei difensori bianco-verdi. Caruso ha raccolto il cross dalla destra e di testa ha freddato Pone per 1-0 del Bari. Non si sta rivelando fortunato il doppio confronto tra Avellino e Bari per gli avellinesi. Ora Paudice, accelera Paudice, la palla termina sul fondo, messa per il Bari che da qualche secondo è passato in vantaggio con Caruso. Caruso che intorno alla mezz'ora del primo tempo ha avuto una buona opportunità sotto porta, si è lasciato deviare da un difensore alla conclusione ravvicinata. Proprio Caruso in movimento, avanza Caruso, porta palla numero 11, l'appoggio per Pierno. Ancora Pierno. Bari sicuramente ha iniziato questa ripresa con un piglio diverso rispetto al primo tempo, dove aveva sofferto tantissimo, soprattutto nei primi 20 minuti. Rimessa laterale con le mani in favore dell'Avellino, sbaglia però la squadra biancoverde, che pare piuttosto, come dire, colpita dalla rete di Caruso. Attonita, ecco Alba ora avanza, prova ad approfittarne il Bari del momento di smarrimento della squadra di casa, che può ripartire con Pastina. Monito Maselli per il Bari. Bari che passa in vantaggio anche nel conto dei cartellini, 2-1. Maselli e Caruso per il Bari. Corcione per l'Avellino, annota il signor Tolve di Salerno. Batte Pastina, ecco Gargaro, palla respinta da Gagliardi. Pinto, ecco il Bari, è fortunato Zonno. Maselli, appoggio sulla destra per Pierno, mobilissimo, sono in due a contrastarlo, il pallone passa comunque. Ecco Corcione, l'ultimo tocco è di Zinfollino sul tentativo di incursione di Garofalo, che deve recitare il mia culpa per quel calcio di rigore fallito che avrebbe potuto portare in vantaggio l'Avellino al minuto numero 13 del primo tempo. Esce proprio Garofalo insieme a Gargaro, doppio cambio operato da mister Dario Rocco. Dentro il numero 19 Ferraro, ed vediamo la segnalazione del collaboratore di Rocco. Il numero 14 Caputo in campo per l'Avellino al posto di Gargaro. Caruso,
Caputo lotta con Zonno. Paudice, rimessa laterale per il Bari. Palla in aria, occhio a Pinto, palla allontanata. Gagliardi spedisce il pallone in fallo laterale. Messa laterale per l'Avellino. Ferraro, Corcione, Sagna, ancora l'Avellino, quasi travolto. C'è calcio di punizione per i biancoverdi. Palla in movimento, bisogna ripetere il tutto. Calcio di punizione per l'Avellino. Manovra la formazione biancoverde, il numero 14 Caputo aveva subito il fallo. Ora Corcione, Paudice, rimessa Avellino, prova a scattare Paudice, neutralizzato dai baresi. Caruso lascia scorrere, rimessa laterale in favore del Bari, che è in vantaggio per una rete a zero. La sbloccata Caruso al terzo della ripresa, raccogliendo di testa in piena area di rigore un traversone dalla destra su cui pone nulla ha potuto. Si è fatta sorprendere in maniera piuttosto ingenua la difesa dell'Avellino. Occhio all'incursione ancora del Bari con Caruso scatenato. Il numero 11 si è esaltato dopo la rete la rete che ha siglato al terzo minuto di questa ripresa. Ecco Caruso, lotta, guadagna un tiro dalla bandierina. Il direttore di gara aveva qualche dubbio, si è voltato verso il suo assistente. Calcio d'angolo comunque per il Bari, che resta in zona d'attacco. Siamo al nono del secondo tempo. La formazione biancorossa conduce per una rete a zero. Ancora Caruso col piede di testa, conclusione imprecisa. Palla abbondantemente al lato. Stavolta è molto molto più complicata rispetto all'azione con cui sempre di testa Caruso ha sbloccato il risultato. Sagna deve reagire, l'Avellino finora non lo ha fatto. Pinto, palo esterno, Bari vicinissimo al gol del 2-0. Avellino è in bambola, passeggia nervosamente Dario Rocco, deve cercare di dare la sveglia ai suoi ragazzi che hanno risentito e non poco del gol siglato da Caruso all'alba di questo secondo tempo. Rilancio di Sciacovelli. Sagna, parte il Bari, Caruso è in offside, vanno lo scatto dell'attaccante biancorosso che nel reparto d'attacco non ha più con sé Paparella e Nannola, sostituiti durante l'intervallo. La battuta di Sagna per l'Avellino, palla sola tre quarti, svetta Zinfollino. Palla spedita in fallo laterale. Con le mani Cimmino. Di testa va a colpire Ferraro. Zinfollino. Corcione. Angelini per il Bari. Ci prova dalla distanza Angelini. Il sinistro
palla ancora al lato, applausi di incoraggiamento per Angelini. Al 12° della ripresa, Bari in vantaggio per 1-0, Bari vicino al secondo gol, sempre con Angelini che a tu per tu con Pone ha colpito il palo sinistro. Sarebbe stata la rete del 2-0. Avellino stenta a macinare gioco. Ecco Paudice che prova a dare la scossa ai suoi. Si allunga il pallone Paudice. L'azione del numero 7 è un po' la fotografia del momento che sta vivendo l'Avellino. Questa fase di partita. Di testa ancora Paudice. Pierno non arriva su quel pallone. Lo scatto di Cimmino. Pierno ancora allontana. Ancora il Bari. Di testa il numero 17 Angelini. Quasi pasticcia Gagliardi. Tortora. Appoggio per Corcione, prova ad avanzare Corcione, non riesce a servire Stranese perché contratto. Ora Angelini, rientra Zonno, ancora lo scambio con Angelini, palla allontanata, allontana pure Tortora, Zinfollini, Sciacovelli. Azione di stupro portata da Coiro, costringe il portiere del Bari a scaraventare il pallone in fallo laterale, non avere la lucidità necessaria per servire qualche compagno. Zinfollini trattenuto da Cimmino. Calcio di punizione per il Bari. Sarà lo stesso Zinfollino a battere il calcio di punizione. Sbaglia numero 5 del Bari, messa laterale regalata all'Avellino. Cimmino con le mani, lo scambio con Stranese che non va a buon fine, ruba palla Pierno, Pinto, Alba, ancora Alba, lancio di Alba, la palla che scavalca Sagna, ma Caruso non è pronto ad arrivare su quel pallone. Anticipato Coiro, Tortora, ecco il biondo numero 15, Paudice mobilissimo sulla destra, lo scatto del piccolo Ferraro, palla sul fondo, ha fatto buona guardia Greco, è scoccato il quarto d'ora della ripresa, Avellino 0 Bari 1. Al terzo del secondo tempo, il colpo di testa vincente di Caruso per 1-0 dei Galletti. Tortora, Caputo, Caputo chiuso, perde palla, Paudice, si continua a giocare, Sagna a mettere ordine. Ecco Pastina, scatto di Cimmino, Zinfollino è abile, poi gli va di lusso sul tocco di Cimmino. Palla di calcio in avanti, Pinto, interviene Caputo. Ancora il Bari, scatto di Pierno, palla sul fondo. Altro cambio per la formazione di casa. Fuori Paudice, dentro il numero 16 Calise. Gioca la carta Calise, Dario Rocco.
può riprendere il rinvio di Ippone. Svetta Tortora, Ferraro, giù Ferraro, il fallo è della Velinese, calcio di punizione per il Bari. Avanza la squadra di Giusto, Caruso, prova a girare Caputo, ancora Caruso, intervento in scivolata di Caputo, rimessa laterale per il Bari, nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, palla ancora per Caruso, si rinnova il duello con Caruso, quasi omonimi due, alla fine Caruso porta a casa un calcio d'angolo, ha ottenuto il massimo da quella situazione. Sarà capitan Maselli a battere il calcio d'angolo. Bari forte del vantaggio, Bari che sta controllando in maniera efficace l'Avellino. Una certa solidità, ci ha provato dalla distanza Angelini, dalla respinta, attenzione a Coilo, Coilo che vince il rimpallo, ancora Coilo, ci prova dalla distanza l'attaccante, egoista in questa circostanza Tortora, riesce nell'ultimo dribbling, una fiammata bianco-verde con Coilo che non è riuscito a servire Ferraro, un po' l'ha ignorato, un po' forse temeva che Ferraro finisse in offside, ha preferito fare tutto da solo, alla fine ci ha provato. Ma non è stato ribattuto e l'occasione è stata sciupata. Ancora Caruso, scambio con Ferrante, ne parla Ferrante, Caruso, gioco di gambe, ancora Caruso, si riparte da Greco, rimessa laterale Barese, 19esimo, sempre 1-0 per il Bari. Tortora, ecco Coilo di testa, prova a servire la corrente Ferraro, tutto vano perché il pallone è terminato in faro laterale, con le mani Greco, Tortora, Caruso si libera di Caputo, ancora Caruso, stavolta non passa al cospetto di Caputo, Tortora prova a distendersi la formazione di Rocco, Calise, ci vorrebbe un episodio, Cimmino, Strianese, vince l'impallo Strianese, è fortunato il neocapitano biancoverde, è diventato tale dopo l'uscita di Farinelli. Caputo scivola al momento nell'accingersi a crossare. Peccato. Sul più bello ha perso l'equilibrio il numero 14 dell'Avellino, che si era liberato nel crossare. Ancora il Bari. Tortora va giù, un accenno di protesta, sorvola il direttore di gara, ancora Tortora che porta palla, insiste il numero 15, ha alle sue spalle Cimmino, insiste Tortora, rimessa laterale per l'Avellino, Cimmino ad andare alla battuta, la restituisce a Tortora, il cross strattonato, Coilo, ma non c'è assolutamente irregolarità, alla fine ci sarà rimessa dal fondo perché il pallone ha impattato con l'asticella della bandierina del calcio d'angolo ed è terminato sul fondo con i piedi Ippone fuori dalla propria area. Ancora il Bari, Pierno non si lascia superare,
il numero 16 Calise. Ancora Tortora, l'allungo che riesce, riceve nuovamente palla Tortora, lo scambio con lo stretto con Ferraro. Il Bari però riesce ad interrompere la trama irpina. Rimessa laterale per la formazione di casa. Ecco Tortora. Ferraro. Gagliardi. Non riesce più ad avanzare, va giù il Barese. Calcio di punizione per la squadra ospite, che è sempre in vantaggio di una rete a zero, quando siamo quasi al 25esimo della ripresa. Abbiamo già superato metà secondo tempo. Ancora il Bari, provato a crossare Greco, rimessa laterale, palla in aria, ecco Tortora che aveva lasciato l'incombenza della ripartenza di un compagno, fallisce l'iniziativa. Ora il Bari, il raso terra di Pinto, palla che si spegne al lato. Pone all'ennesimo rinvio. Il lancio di Paudice, fallo ai suoi danni, calcio di punizione per l'Avellino, gioco pericoloso da parte di Angelini. Pastina vuole buttarla lì in mezzo per cercare di ricavare qualcosa di buono. È in vantaggio su tutti Sciacovelli. Sagna, manca il pallone, perdito dal terreno di gioco. Ora Angelini, Caruso viene su di lui, Cimmino sbroglia, poi Pastina, non lo molla Caruso, Pastina, Caputo allontana definitivamente, palla in faro laterale, Bari pericoloso. Avellino che si è fatto sorprendere sul rilancio del portiere, anche se ci ha messo del suo. Sagna che si è lasciato ingannare dal rimbalzo del pallone sul sintetico dell'impianto sportivo di Prato La Serra. Bari insiste, Caruso non trova il pallone, si coordina con il sinistro Pierno, blocca Pone. Sciacovelli, Zinfollino, attenzione a Pinto, Pinto, ancora Pinto, il sinistro, Pone, è in fuori gioco Caruso, è in fuori gioco Caruso, resta la prudenza di Pone sulla conclusione a botta sicura di Pinto. Avellino si salva, il Bari sfiora il 2-0 per l'ennesima volta. Calise per l'Avellino, Ferraro in posizione regolare, col tacco cercava Scanese che sarà fermato. Ci riprova il Bari, è in offside Caruso. Ci sembra corretta la segnalazione dell'assistente di Tolve. Pastina, lancio in avanti, Strianese, Cimmino, Ferraro, una colpisce di testa, il solo che però rimane in bilico. Il Bari ha avuto almeno due opportunità per chiudere di fatto il match, le ha fallite. L'Avellino rimane comunque in partita, la formazione pugliese ha solo un gol di vantaggio. I padroni di casa devono tentare il tutto per tutto in questo quarto d'ora abbondante che manca al termine della contesa, recupero compreso.
con la battuta del calcio piazzato, palla sul fondo, addirittura da lunga distanza, Pastina ha provato a sorprendere Sciacovelli. Greco, Angelini, altra rimessa in favore degli Irpini, Calise, Tortora, avanza Tortora, ignora sulla sinistra Cimmino, ha preferito verticalizzare a beneficio di Stianese, che però è stato neutralizzato in maniera efficace, ha respinto la difesa pugliese. Ancora Sciacovelli al rinvio, si impegna Zonno vanamente ad evitare che la sfera fuoriesca, il palleggio di Tortora, in un primo momento gli era uscito il sombrero. Tortora in possesso palla, sbaglia l'Avellino, Caruso si invola, Caruso 2-0 per il Bari, molto probabilmente sentenzia i campani. Al 29esimo Caruso ha sfruttato al meglio l'errore della difesa biancoverde, si è involato e con freddezza, con calma, ha superato Pone, proteso nell'uscita. Dunque doppietta di Caruso, il Bari si porta sul 2-0. Ora si fa durissima per gli uomini di Rocco, due reti da recuperare, restano da giocare una decina di minuti. Cambio per il Bari, fuori Maselli, il capitano dei Galletti. Indossa la fascia il numero 6 Gagliardi. Gagliardi che ha legato il suo nome all'episodio del calcio di rigore in favore dell'Avellino al 13esimo del primo tempo, ha atterrato, ha falciato in aria Coiro, poi Garofalo dal dischetto ha fallito il penalty quando si era sullo 0-0, e chissà se fosse entrato quel pallone che partita per l'Avellino si sarebbe prospettata. Nel calcio i sema non esistono, sono relativi. Fuori Ferraro nuovamente, Ferraro che era subentrato a sua volta ad un compagno inizio ripresa, la Monica al suo posto, ecco la Monica, ancora la Monica, il sombrero sull'avversario, la Monica la tocca, salva, rispaccata un calciatore barese, non è finita però, insiste l'Avellino che vuole riaprire la partita dalla distanza, Corcione, la presa di Sciacovelli, rinvia in fallo laterale, il portiere ha problemi, ci paga l'avambraccio sinistro. Portiere barese soccorso dai sanitari biancorossi, molto probabilmente è rimasto contuso nel contrasto con Tortora, anzi con la Monica che si era avventurato in area di rigore. Il tempo trascorre, 32esimo, 2-0 per il Bari, doppietta di Caruso in rete al terzo e al 29esimo di questa ripresa. Messa laterale in favore dell'Avellino, la palla sarà restituita ai baresi, il tocco ultimo di Coiro,
sta maturando la seconda sconfitta di giornata nelle partite tra Avellino e Bari qui a Prato della Serra. L'under 15 Biancoverde sarà sconfitta dal Bari per una rete a zero. Va peggio nel punteggio per ora qui nella sfida under 16 tra Irpini e Pugliesi, 2-0 per i biancorossi. Vi leggiamo ora il programma del 21esimo turno di campionato. L'Avellino che è reduce dal blitz di Latina, formazione di Dario Rocco, battuto per una rete a zero i laziali. Seguiamo Caruso, scatto di Pinto, palla irraggiungibile per attaccante pugliese. Dunque Salernitana a Benevento, Bari Pescara Ternana, Salernitana a Benevento, Roma Crotone, Frosinone Napoli, Perugia Ascoli, Avellino Bari, Palermo Latina che è stata rinviata. La classifica vede in testa la Roma con 52 punti, il Napoli a 41, il Benevento a 34, l'Ascoli a 30, il Palermo con il Frosinone ed il Pescara a 29, Latina e Ternana 24, Bari Perugia 23, Avellino 16, Salernitana 16, Crotone 14 punti. Il prossimo turno Ascoli Avellino, Bari Palermo, Crotone Pescara, Ternana Frosinone, Benevento Napoli, Salernitana Perugia e Latina Roma. Latina sconfitto in casa dall'Avellino, il Bari ha battuto per 6-1 il Perugia nello scorso turno di campionato. All'andata Bari Avellino 0-0. Si lotta ancora. Messa laterale per i verdi di Irpinia. Allontana Zinfollino. Fuori gioco segnalato ai danni del Bari. Calcio di punizione per l'Avellino. Il match dà l'impressione di non aver più nulla da dire. Servirebbe un gol alla formazione di casa per rimettere in discussione il tutto, per rendere ancora più avvincenti gli ultimi minuti di partita. Ora si lamenta Sciacovelli per l'irruenza di La Monica. Rimessa laterale per il Bari. Con le mani è pronto la raspata. Palla nella metà campo avellinese. Corcione per l'Avellino. Coiro. Si lotta. La raspata. Lo scambio con Ferrante. Scatto di Ferrante. Intervento di Sagna. La chiusura in diagonale del numero 4 dell'Avellino. E sembra aver tirato ormai Remi in barca. La rete di Caruso pare aver messo una pietra tombale sulla disputa qui a Prato della Serra. Allontana Pastina, Zinfollino, sbaglia il Bari, prova ad approfittarne l'Avellino, lo scatto di La Monica, il fallo su Zinfollino. La maturità del numero 5 barese, che con astuzia ha guadagnato un calcio di punizione. 37esimo, 3 minuti più recupero alla fine di questa partita. Anche il Bari under 16 sta espugnando Prato della Serra.
Corcione. Sagna. Tortora. Coiro. La Monica, lo scatto sul lato di destra. Coiro entra in aria, Coiro non riesce a calciare, crossa Coiro, la presa di Sciacquovelli, ultraversone dell'attaccante biancoverde. Ora Pierno. Andava il Bari. Angelini. Destro sul fondo. Conclusione irrisoria di Angelini verso lo specchio della porta. Vappone al rinvio. Di testa la colpisce la raspata. La Monica. Caputo. Perde palla Caputo. Zonno. Ancora Zonno. Alba. Non si lascia superare Cimmino dal tentativo di aggiramento di Ferrante. Rimessa laterale per il Bari. Rammarico più grande per la formazione di Dario Rocco, il calcio di rigore fallito al 13° del primo tempo, quando si era solo 0-0. Chissà se quel calcio di rigore trasformato avrebbe cambiato la storia di questa partita. Sagna, Corcione, Tortora, i dribbling gli esce solo a metà. Tortora per un attimo torna in possesso palla. Si distende il Bari. Ecco Zonno. Apertura sulla destra per Pierno. Prova il sinistro a giro Pierno. Le scuse del numero 7 all'indirizzo dei compagni. In invio di Pone. Zonno intercetta Corcione per l'Avellino. Gagliardi, Zinfollino, il Bari, Pinto, ancora Pinto, offside, ha segnato Angelini ma è tutto fermo. Calcio di punizione per l'Avellino. 40° al nostro cronometro. 2-0 per il Bari. Era la misura del passaggio Pone. Rimessa per la formazione pugliese che si appresta a vincere la 10ª partita della stagione regolare. Corner per il team allenato da Giuseppe Giusto che chiude in attacco. Con la battuta del calcio d'angolo, palla respinta, Tortora di testa, allontana ancora di più. Alba, ancora Alba, va giù Alba, fuori gioco, segnalato da Angelini. Calcio di punizione per l'Avellino. Siamo già nella fase di recupero, un minuto oltre l'80° del campionato nazionale Under 16. Ogni singola frazione è della durata di 40 minuti. Strianese. Corcione. Strianese. Ancora Strianese, strattonato irregolarmente da Zonno, piazzato per la formazione irpina, che vuole almeno dimezzare lo svantaggio per rendere meno amara la sconfitta. Batte Tortora, 42°.
il destro del numero 15, palla in piena aria, ci prova e centra la traversa. Sagna, traversa di Sagna in pieno recupero. Non è nemmeno fortunato l'Avellino quest'oggi, un rigore fallito, la traversa di Sagna. Ferrante, il cross di Greco, la prende Pone. In invio del portiere dell'Avellino, Coiro, la monica, Coiro, prova a girarsi Coiro. Un mastino Zinfollino, corner sul tiro di La Monica, con generosità l'Avellino, anche se siamo davvero agli sgoccioli di questa partita che vede il Bari in avanti per 2-0. Batte Tortora poco fa la traversa dell'avellinese Sagna, che ha sfiorato il gol dell'1-2, ma anche il pallone in girata. Un calciatore del Bari, trattasi di Ferrante. C'è un tocco, corner per i biancoverdi. La battuta del tiro d'angolo, la respinta di pugno di Sciacovelli, che anticipa di un millimetro di secondo il triplice fischio del signor Tolve di Salerno, che manda tutti negli spogliatoi. Vince il Bari under 16 sull'Avellino per 2-0. Decide la doppietta di Caruso, le sue reti entrambe nel secondo tempo, una al terzo, l'altra al 29esimo. Secondo trionfo di giornata del settore giovanile del Bari qui a Pratolaserra, dopo che il Bari under 15 ha battuto l'Avellino per 1-0. La selezione under 16 si è ripetuta battendo per 2-0 i parietà biancoverdi. Dal piatto sportivo posto di Pratolaserra è tutto, il mascolese al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. Risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.